Adesso, per restare nei tempi, chiamo subito la fornaciaia. Mi si guardava Sì, bene, scusi. mi ero già avvicinato. Allora, cambio completamente registro. Scusate, accendo questo modo che. Caro fornaciaio, le assicuro che una delle maggiori soddisfazioni di un docente è ritrovare a distanza di anni qualcuno che si è incontrato a scuola, eccetera. Così mi scriveva Eugenio Carême nel 1994, quando gli inviai il mio primo testo di carattere filosofico che gli avevo dedicato. Quindi è con una particolare, non so, emozione, diciamo, se non commozione, che ritrovo in questa stanza un mio vecchio alunno di 40 anni fa, esattamente, abbiamo fatto il conto, poc'anzi, quando per pochi anni insegnai storia e filosofia, un alunno della quinta del liceo Gramsci, che mi dava del filo da torcere, perché aveva delle straordinarie capacità logiche. Ricordo in particolare quando mi facesti imbufalire contestando la mia spiegazione di Fichte, dell'io di Fichte, della mia di Fichte, che in effetti, se devo confessare, quindi la gioventù, cioè, è impossibile comprendere Fichte se non si è un po' pazzi. E se si intende con dal punto di vista logico, la logica dell'idealismo non è logica, infatti è dialettica. Ma detto questo ricordo che mi ha preso addirittura 1 minuto e mezzo dei 15 disponibili, ecco quello che io voglio segnalare, che ho intenzione di centrare questo discorso sulla importanza dell'educazione, della comunicazione delle informazioni che si danno a scuola, se è un liceo, all'università, se è un'università, come ci ha dato il maestro, il nostro maestro, il maestro Monti, noi, Eugenio Carrà, e come si dà alle menti più giovani dei fanciulli, le quali sono le spugne che poi ci ritroviamo a tirar fuori dell'acqua che può essere inquinata e sporca quando viene strizzata da grande, oppure può essere limpida se gli è stata fatta assorbire limpidamente. Io farò una breve carrellata perché si possa dare dalla mia esperienza qualche indicazione di carattere generale. Oltre alle interruzioni di Marco Mangani in classe, che erano quotidiane, insomma, queste 6 ore di storia e filosofia al liceo Gramsci con questa classe sono state straordinarie, per me una palestra eccezionale di rispetto per la personalità e di stimolo per le risposte che dovevo dare. Era il 1978, l'anno di Moro, insomma, il stesso. Comunque era un rompipaglie, via, diciamo. No, non è, sì, vabbè, Bonaria non possiamo dire così, cioè, forse è stato, di rompipaglie, diciamo. Vabbè, troppo. No, perché quanto a rompipaglie io ne ho conosciuti tanti. In particolare, per esempio, il prete, quando io avevo 13 anni, avevo ancora 14 anni, mi entra in sala operatoria dove mi aprirono per vedere cosa era successo dentro dopo un incidente che avevo avuto. Allora non c'era l'attacco, non c'era risonanza magnetica, non c'era tubo nulla, perché si tratta del 1960, del 61, 60, quindi avevo 12 anni, va bene? E questo qui, mamma piangente, babbo che si morde le mani, e ti dentro in sala operatoria e chi c'è? Un prete, tutto vestito di nero, fanciullo, ragazzo. Vuoi parlare, vuoi recitare il Padre Nostro con me? E stai per andare dal nostro Signore. Ecco, questa è stata, vedi bene, quindi questa è stata una delle cose. E la cosa fece particolarmente impressione a una persona come me che era stata educata in un ambiente laico, completamente laico, di liberi pensatori, ma poi non socialcomunisti, va bene? Tate, nonna risorgimentale antitedesca e anticlericale,
che mi insegnava le canzoncine, perché frati e moderati sono tutti avanzi di galera, eccetera, la bandiera gialla e nera non la battevo, eccetera. E le case, io ho avuto un'altra fortuna, quella di avere due tate ebree, anzi, figlie di matrimonio misti. Quindi una tata ebrea che poi si è fatta cattolica, figlia di madre ebrea, ma che si fa cattolica, e un'altra tata mezza ebrea, figlia di padre ebreo, che è invece atea. Si proclama ebrea ed è atea. E c'è una particolarità in più, ossia odia, odia la parte ebraica di sé. E me lo dice quando io ho 5-6 anni. Immaginatevi cosa succede nella mente di un bambino che viene educato a pensare che Dio non c'è, che Gesù è tutto un imbroglio, e arrivano due che sono ebrei, che dicono che sono diverse da quella, e dice, ma quello è vero, pure, ma sono due donne come la mia nonna, eppure una dice che Gesù c'è, e l'altra dice che non c'è. E cioè, io devo ringraziare anche queste due donne, perché mi hanno insegnato la problematicità dell'essere. Quando sei ancora un bambino e ti aggrappi a quelle certezze di cui parlava infantili, di cui parlava un ricordo Lucchi e che di cui ho sentito parlare prima, no? Tra l'altro ho perfettamente chiaro nel ricordo un giorno la madre ebrea di una di queste due tate e il padre ebreo dell'altra, sono tutte e due nel finello di casa, sono tutte con le rispettive figlie, la servitù mangiava a tavola a casa provinciale, a casa del partigiano Pepe, figuriamoci, mentre invece a casa del mio nonno mangiavano in cucina. E ci sono anche i genitori e parlano e sono poveri, perché la mamma di una veniva lì a rammendare i calzini e l'altro faceva il falegname, come fanno tutti Giuseppe ebrei, insomma, no? E viene fuori che questi 9 anni fa nella comunità ebraica non li ha presa. E io dico, ma come non li ha presa? Ma siete ebrei, siete colorando? Ci hanno fatto un matrimonio misto. E lì cominciai a pensare che la differenza non era fare l'ebreo o non l'ebreo, c'era la differenza tra ricchi e poveri. Da grande, quando ho saputo una cosa che probabilmente nessuno di voi sa, salvo forse Caterina, perché glielo ho detto venendo, e così anche forse Maurizio, che un grande ebreo, conosciuto come il più grande dei nostri giorni, il rabbino Herzog, figlio di un matrimonio, ha fatto un matrimonio misto. Lui ha sposato la Diana Pellini, che era cattolica. Suo figlio, Herzog, famosissimo amico mio, non è figlio di madre ebrea, è figlio di una madre semmai convertita. Cioè, quindi, per alcuni le vie della, diciamo così, del Signore sono aperte, per altri sono chiuse, anche se fai un matrimonio misto. E qual è questa cosa? Qual è la discriminazione di classe? C'è poco da fare, è discriminazione di classe sociale. Una classe sociale, ad una classe sociale appartiene la famiglia Toaf, la classe sociale dei Marani, della classe dirigente della comunità ebraica di Roma, ad altra classe appartengono Bacchi e Cremisi e Pollacci, i proprietari ebrei di Roma. Ecco, questa impronta mi è stata data da bambino ed è rimasta fondamentale. Queste cose poi sono cose che ho rielaborato con la grande, eccetera, ma è rimasta talmente fondamentale che il giorno che una volta è venuto mio figlio, aveva 2-3 anni, viene dal nido, un nido rigorosamente non cattolico, un nido pubblico, vede guarda il quadro della crocifissione, un quadro di pittore del Cornese abbastanza noto, cioè, che avevamo in camera, e fa Gesù, Gesù, paura. Cosa abbiamo fatto noi genitori? Abbiamo preso il quadro e l'abbiamo eliminato, in modo che il bambino sia sentito tutelato. Questi sono dei piccoli atti, le piccole cose che
ti consentono di educare un fanciullo a sedimentare dentro di sé una visione che non sia appunto fideistica, che non sia improntata, determinata insomma dalla paura dell'inesistente che viene loro inculcata, e finalmente un altro punto o delle due piccole nipoti che non sono state ovviamente battezzate nemmeno loro, stanno in Francia, vengono in vacanza in Italia, hanno le amichette che vanno ovviamente in chiesa, e questo è per andare a vedere cosa succede, cioè perché non ci si vanno così? Beh, ci vanno, va, come no, dice. Vabbè, a parte la cosa che sembra una zelletta come faccio, ma quello cosa ha fatto sicuro, che l'ha provata da quella maniera? Vabbè, questa sembra una zelletta, ma la mia nipote piccola ha così indicato il crocifisso. Quella grande fa, cioè, ma poi mangiano una cosa che sembra di plastica e ti domandano cos'è. Come si deve rispondere a una fanciulla di 9 anni che ti domanda? Credono di mangiare Gesù bambino. Ed è vero, sembra da credere, ma è così. A tavola e poi dice, no, ma è una cosa simbolica. No, non è una cosa simbolica. È una cosa simbolica per i luterani e i protestanti, ma per i cattolici credono che sia Dio che sia carne di Gesù. Che poi non è bambino, non è che c'è una piccola forzatura da parte un po' ideologica da parte del nonno Mangiafrede, vabbè, lasciatela passare, state sicuri che la ninna non va bene che cresce in un ambiente laico come quello francese eccetera, però la mia nipote Nina è assolutamente vaccinata contro queste decisioni. Io come mi sono continuato a vaccinare tutta la vita? Con una cosa incredibile, straordinaria, perché quel libro che vi citavo all'inizio che mi ha fruttato questa tenerissima lettera del maestro Garenne è andata avanti, e io grazie alla conoscenza delle lingue antiche e alla curiosità filosofica che ho finito per fare il dottore di ricerca in filologia medievale, umanistica, patristica e scolastica, e mi sono sciroppato una quantità di stupidaggini relative alla circumincessio, ossia la pericolesi, insomma, quella che Gregorio De Nazianzo chiama la pericolesi, insomma, no? Cioè, il modo con cui la qualità della divinità transita dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo in forma non, come si dice, non gerarchica, perché quasi, cioè, una cosa, la pericolesi, che viene recuperata da Tommaso e la chiama, lui la chiama circumincessio o circuminsessio. Grazie, guarda là, anzi, lui è verbis, soprattutto per i compati di Pisano. Grazie a un Pisano, quando c'è una mangia un Pisano di mezzo, non so perché. Borgognone da Pisa è lui che traduce dall'arabo di Giovanni Damasceno il trattato di Gregorio di Nazianzo e poi a cui attinge Tommaso per elucubrare questa spiegazione che gli aveva fatto sorridere tanto quando ero in quarta e quinta elementare, e il mio maestro elementare faceva, insegnava praticamente catechismo dicendo che Dio è uno, non sono tre, è un mistero, ci va creduto e non si può spiegare. Vabbè. E per non parlare poi del dibattito sulla duria, l'iperduria, l'adorazione della venerazione, si può adorare la croce? No! Si adora Dio davanti alla croce, guai! Se dite adorate la croce, finite come si cerca di davanti, cioè a loro, occhio, perché c'è gente che dice finita veramente sempre, per aver contraddetto San Girolamo o altro. E detto questo, voglio concludere con una nota positiva. Non è tutta fuffa quello che si legge nei padri della Chiesa e soprattutto, devo dire, negli scolastici. Perché, vediamo un attimo, ma tutto il dibattito su cui si è speso, per esempio, Roberto di Olcott, il teologo che viene accusato domenicano, viene adottato dai luterani come proprio protestante, sul dibattito sulla
quanti angeli possono sussistere sulla punta di uno spillo o di un anno? Quanti? La punta dello spillo è limitata, corporea. Gli angeli sono incorporei, quindi saranno infiniti. Qui c'è un rapporto tra il finito e l'infinito. Guardate, io mi sento qui di affermare, senza ora poterlo argomentare, perché ho 15 secondi per finire, che se in seguito Niccolò da Tale poi Newton e Leibniz, per vie diverse, arrivano a concepire il calcolo infinitesimale, senza la riflessione bislacca sulla quantità di angeli che ci può stare su un punto materiale, è difficilmente ci sarebbero arrivati. Difficilmente ci sarebbero. E quindi questa, come si chiama? Dentro, la scusa della ragione.